All'inizio, nel 2012, erano appena 72 temerari pronti a sfidare le gelide acque di gennaio per festeggiare il nuovo anno. Un anno fa erano in 322 e adesso si punta a sfondare quota 400. Il tuffo di Capodanno a Viareggio giunge alla sua 7ª edizione, con ancora più energia e adrenalina. Una manifestazione organizzata da Escape Toscany Triathlon, con il patrocinio del Comune e il contributo delle società Mover e iCare. L'appuntamento è per il 1 di gennaio sul Belvedere delle Maschere. A partire dalle 10 sarà aperta l'area cambio, alle 11.30 tutti pronti e alle 12 via il tuffo, tutti con la cuffia arancione, colore tema di questa edizione, e un solo slogan: hai freddo, stay home. Io raccomando a tutti di allinearsi a riva quando ci sarà il briefing e di muoversi, saltare, cantare, ballare, urlare, fare insomma un po' di movimento e non pensare neanche a un istante all'ingresso in acqua delicatamente. Si entra in acqua di getto, ci si tuffa e si va via. Bisogna riuscire poi dall'acqua a coprirsi bene e andare via, altrimenti se rimaniamo in acqua poi magari un colpo di vento o l'acqua che ti ghiaccia addosso può fare male. L'obiettivo è ancora una volta la solidarietà, quindi anche l'incasso sarà devoluto da parte dell'associazione che organizza questa iniziativa al volontariato, alla Croce Verde, quindi questa è una bella iniziativa, invito tutti a partecipare. L'obiettivo ogni anno è aumentare e lo stiamo facendo, quindi quest'anno ci aggireremo sui 400 partecipanti. E finito il tuffo, anche in accappatoio ci presentiamo al Politeama per assistere al primo concerto di Capodanno della città di Viareggio. Sarà un modo per augurare ai nostri concittadini un buon anno di musica, di Puccini, di arte e di cultura.